Dunque, da mezzanotte è entrato in vigore il Super Green Pass, con il quale saranno fortemente limitati gli spostamenti e le attività per i non vaccinati. Il Green Pass rafforzato aprirà le porte di cinema, locali, teatri e le sale interne di ristoranti e bar, e lo avrà automaticamente chi è vaccinato o guarito dal Covid. Per i vaccinati la durata è di 9 mesi dall'ultima dose ricevuta, che sia la seconda o la terza, per i guariti la durata è di 6 mesi. Invece il Green Pass base, quello che si ottiene con il tampone molecolare che dura 72 ore o antigenico che dura 48 ore, servirà per andare al lavoro e per usare i mezzi pubblici, dove viene appunto introdotto da oggi. Proprio questa introduzione del Green Pass, sia pure base sui mezzi pubblici, il tema più importante della giornata, che approfondiamo con il nostro collegamento in diretta con l'autostazione di Pescara, con Anna Di Giorgio ed un dirigente, mi pare, di Tua. Quindi faremo il punto anche su un primo bilancio. A te la linea, Anna, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, Carmine, e ai nostri telespettatori. Sì, siamo venuti proprio nella stazione, diciamo nell'area del terminal bus degli autobus a Pescara Centrale. Io sono in compagnia di Raffaele Piscitelli, che è il direttore operativo dell'area metropolitana di Chieti-Pescara di Tua. Con le riprese anche della telecamera di Andrea Berardinelli, questa mattina abbiamo visto un po' questo esordio molto freddo, dobbiamo dire, del Green Pass anche sui mezzi di trasporto, quindi è necessario munirsi di certificato verde se si è intenzionati ad usufruire di un mezzo di trasporto. E proprio di questo vorremmo parlare appunto con il direttore Piscitelli, per cercare di capire come è andato questo primo giorno di Green Pass. I controlli spetteranno in primis ovviamente alle forze dell'ordine, ma anche, diciamo, al personale di Tua, che si è munito anche di un supporto particolare di vigilantes. Insomma, direttore, ci racconti un po' questo esordio del Green Pass sui mezzi di trasporto. Bene, al netto delle piccole contrarietà, siamo moderatamente soddisfatti. Noi ci siamo organizzati prevalentemente per fare dei controlli preventivi a terra. E per tale motivo le persone che non sono provviste di titolo adeguato non vengono fatte salire a bordo. Devo dire che sono poche le persone che non hanno il Green Pass e che la mattinata è filata via senza particolari problematiche. Nell'area metropolitana di Pescara Chieti le fermate sono davvero tante, vi siete organizzati proprio per fare questi controlli a terra, ci diceva, per evitare anche diciamo rallentamenti alle corse degli autobus. Assolutamente sì, è chiaro che gestire una possibile problematica a terra è molto più semplice rispetto a che gestirla a bordo, perché ovviamente se troviamo qualche contrarietà a bordo noi dobbiamo prontamente far intervenire le forze dell'ordine, con le quali siamo a stretto contatto, abbiamo i numeri di telefono delle centrali operative, dei carabinieri, della polizia e dei vigili urbani, che all'occorrenza intervengono per sanare quelle che possono essere le ipotesi più delicate da gestire. Anche perché noi non siamo titolati a fare le sanzioni e quindi dobbiamo necessariamente far intervenire le forze dell'ordine. Noi siamo da supporto. Tenete conto che nell'intera area metropolitana girano circa 30-35 persone che sono dei dipendenti di Tua, supportati dai vigilantes per questo tipo di attività. Direttore, questo controllo della certificazione verde in qualche modo vi consentirà di beneficiare anche del titolo di viaggio, cioè il titolo di viaggio sarà, diciamo, di pari passo alla certificazione verde, e questo consentirà anche di eliminare parte di quei viaggiatori abusivi che sono, insomma, un po' un punto dolente dei trasporti locali, insomma. Assolutamente sì, ci attendiamo anche dei benefici in termini di introiti da bigliettazione. Ricordiamo anche qual è la capienza degli autobus. Si viaggia con l'80%, è giusto? Non è cambiato questa percentuale?
non è cambiata la percentuale, rimane fissata all'80% di quello che è iscritto in vettura. Carmine, se sei d'accordo, io lancerei anche l'intervista che ha realizzato questa mattina Antonella Micolitti, il servizio che insomma presenta anche numerose interviste che ha realizzato questa mattina Antonella Micolitti proprio sulla storia del Green Pass, su questo esordio del Green Pass base e rafforzato. Vediamo allora con la regia questo servizio e poi riprendiamo la linea. Bene. Da oggi dunque anche in Abruzzo scatta il Super Green Pass, per lo più cittadini, ristoratori, esercenti favorevoli, anche se questi ultimi chiedono maggiore chiarezza, soprattutto nei controlli. Intanto oggi il sindaco di Pescara, Carlo Masci, firma l'ordinanza sulle mascherine all'aperto che entrerà in vigore da domani. Pareri in libertà. Sono abbastanza d'accordo, cioè, anche se probabilmente bastava far mettere la mascherina a tutti, però... si rispettano le leggi. Io quello devo fare, la terza dose devo fare, ma chiedo se in farmacia la fanno. Ma lei sa che da oggi scatta il cosiddetto Super Green Pass? Lo so, certo. Che ne pensa? Fanno bene. Penso che possa aiutare a ridurre gli effetti della pandemia e speriamo ci consenta di avere una vita più libera, ecco, diciamo così. È una piccola discriminazione, per l'amor di Dio, per chi pensa che il vaccino non sia ok. Però purtroppo bisogna rispettare anche gli altri e se il 95% della popolazione crede nel vaccino non è che per il 5% dobbiamo avere paura di andare da qualche parte, più che altro la paura è per loro. Siamo con il titolare del bar L'Ancora qui a Pescara, oggi scatta il Super Green Pass, come sta andando? Ma bene, perché le persone comunque rispondono positivamente, nel senso non si fanno problemi, anzi ringraziano al momento in cui tu vai a chiedere di controllare o di essere controllata. Facciamo un po' di chiarezza, chi non è Super Green Pass non può sedersi all'interno del bar, ma al bancone può consumare? Al bancone sembra di sì, però sinceramente siccome ci sono notizie contrastanti, sto cercando di informarmi anch'io ogni secondo. Si deve fare, si fa, si deve fare un controllo, si fa, ma sinceramente speravo in una collaborazione da parte delle istituzioni. Magari ecco, parlando l'altro giorno io dicevo ci sono le persone che prendono il reddito di cittadinanza, perché non usare quel tipo di forza lavoro per avere questo tipo di controllo? Carmine Romano, titolare di Bacon, nonché portavoce dei giovani ristoratori della Confcommercio. Ma cosa ne pensiamo? Pensiamo che sicuramente se serve a farci essere aperti, a non bloccare un'intera economia e bloccare il nostro settore, ben venga, l'importante è che si faccia rispettare. È vero comunque che apporta una gestione diversa, ecco, anche noi dobbiamo adeguarci. E non sempre è facile, soprattutto negli orari di punta dove nei giorni dove comunque l'afflusso sicuramente è continuo. Sindaco, come altri primi cittadini, oggi la firma dell'ordinanza per le mascherine all'aperto. A Pescara quali sono le regole? Dove indossarla? Le regole sono molto semplici, la mascherina dovrà essere obbligatoriamente indossata nella zona centrale, nell'ordinanza sono indicate le vie, come sempre il quadrilatero centrale, la zona pedonale, la zona dello shopping, dove c'è potenzialmente più possibilità di intasamento e di assembramento. Poi l'ordinanza ribadirà quello che è un concetto generale che è previsto dalla norma nazionale, cioè l'obbligo della mascherina nel momento in cui non si può mantenere la distanza di un metro anche all'esterno. Le multe sono appannaggio del prefetto e del questore, sì, la contravvenzione minima è di 400 euro, quindi io invito i cittadini a rispettare l'obbligo della mascherina perché poi le sanzioni sono anche pesanti. Cara Anna, abbiamo sentito dunque anche le riflessioni del sindaco di Pescara in merito alle mascherine, ma io ho un'ultima domanda, se abbiamo proprio 10 secondi per Piscitelli, per chiedere se ha notizie a quest'ora, sono le 14.08, di segnalazioni di persone non in regola sui mezzi di Tua.
Sì, allora chiedeva il direttore Perantuono se a quest'ora, insomma, sono giunte anche segnalazioni di persone non in regola tra quelle controllate o anche persone che hanno voluto magari fare anche polemica, insomma, che non mancano mai. No, diciamo che la situazione riflette il quadro nazionale, cioè la maggioranza sono persone che sono vaccinate o comunque hanno fatto i tamponi e che comunque hanno il Green Pass. Qualcuno l'abbiamo fatto scendere, sì, però non in numeri particolarmente gravosi. Nessuna polemica di rilievo. Quindi un esordio tranquillo per concludere quello del Green Pass sui mezzi di trasporto pubblico locale. Diciamo che il primo giorno di scuola è passato. Grazie. Carmine, allora grazie. Da qui da Pescara è tutto, ti possiamo restituire la linea ringraziando ovviamente il nostro ospite Andrea Berardinelli alla telecamera. Grazie a voi, speciale di approfondimento questa sera alle ore 20.05. Ricordiamo che in Abruzzo sono circa 1 milione i cittadini che hanno il Super Green Pass nella data di oggi, un numero che potrebbe crescere ovviamente con ulteriori dati di vaccinazione per le prime dosi e anche con le prossime vaccinazioni per gli under 12.